La mia passione per la natura nasce già da ragazzino, andando a Santo Stefano in villeggiatura, facendo le passeggiate, poi piano piano per funghi, in mountain bike da 25 anni nel nostro bellissimo entroterra, e alla fine da 7 anni è sfociato in questa, io la chiamo una malattia, per la fotografia naturalistica. 7 anni che hanno impegnato Claudio Pia in quali tipi di soggetti? Ma io ho cominciato a fotografare insetti, quindi mi sono specializzato già dall'inizio in macrofotografia, quindi in fotografia del piccolo. Poi piano piano comunque ho ampliato gli orizzonti, passo dagli insetti ai fiori d'alta quota, sono appena tornato da 3 giorni in Gran Paradiso, agli anfibi, ai rettili, ai funghi, ai granchi d'acqua dolce, ai gamberi d'acqua dolce ed infine proprio in questi ultimi 3 anni alle miniere abbandonate, trovarle e fotografarle. Per quanto riguarda i soggetti naturalistici, in questi anni c'è qualche cosa che l'ha colpita particolarmente legata al nostro territorio, qualche scoperta che l'ha lasciata veramente stupefatto? Parecchie. Potrei accennare al granchio d'acqua dolce, del quale io non ne conoscevo assolutamente l'esistenza. Potrei accennare agli ultimi gamberi d'acqua dolce che ho faticato tantissimo a trovare in Val d'Aveto, però nei rami di torrenti, di affluenti dell'Aveto, quelli giusti, ce ne sono tanti. Posso accennare una piccolissima stazione dove la rana temporaria a 1400 metri in Val d'Aveto si riproduce, quindi depone in un piccolissimo laghetto in centinaia di esemplari, è una delle stazioni più ricche d'Italia. Come viene scelto il soggetto di volta in volta? Ma io, facendolo esclusivamente per passione, il soggetto lo scelgo perché mi viene voglia di fotografare un certo soggetto, quindi scelgo il soggetto che mi ispira maggiormente, mi documento per mesi comunque sulla sua vita, sulle sue caratteristiche, uscite sul territorio per capirne l'ambiente ideale e poi faccio le uscite fotografiche. Le uscite fotografiche non sono sempre a botta sicura? No, sarebbe pretendere troppo. Sempre riferendomi alla rana temporaria o a certe specie di funghi, ci sono volute tante uscite, tanta fatica, tanto cammino per arrivare poi veramente al momento giusto, che ti ripaga di tutto il tempo, fra virgolette, perso, ma non lo è mai perso nella natura. Si tratta di specializzarsi anche per riuscire a riconoscere i vari tipi di soggetto, per esempio nel caso dei funghi, sapere distinguere l'uno dall'altro. Sì, lo studio al quale ho accennato prima naturalmente è uno studio superficiale, perché solo per i funghi mi ci vorrebbero 2 vite per averne una cultura profonda, quindi io studio le caratteristiche principali, sicuramente specie e genere, quindi il nome scientifico, le caratteristiche, le peculiarità e l'ambiente nel quale vivono o crescono. Le esplorazioni le compie da solo o con qualcuno? E, quando sono per fiori, insetti, funghi e compagnia bella, spesso vado solo. Negli ultimi 3 anni e mezzo, quindi nelle miniere abbandonate della Val Garveglia, guai, cioè, già non bisognerebbe andarci. Andarci da solo sarebbe una pazzia, quindi andiamo in 2 o 3 lasciando detto dove siamo. A proposito di questo ultimo ambito di ricerca, questi ultimi 3 anni e mezzo dedicati alle miniere abbandonate della Val Graveglia, quante sono in base alle vostre ricerche le miniere abbandonate della Val Graveglia? Beh, in Val Graveglia quando si parla di miniere abbandonate o di miniere comunque viene in mente esclusivamente Gamba Tesa. Ecco, sappiate che di Gamba Tesa ce ne sono altre, quindi come polo minerario con tante gallerie, ce ne sono almeno altri 4-5 poli altrettanto estesi, altrettanto ricchi. Dove si trovano? Beh, si trovano, è difficile spiegare perché non è che ci sia un cartello che lo indichi o una casa di riferimento, un paese. Voi vi siete fatti una mappatura comunque? Noi ci siamo fatti una mappatura completa col GPS di tutte le varie entrate, quindi la possiamo ricostruire al computer tranquillamente, però non è facile trovarle perché sono, essendo abbandonate, anche i sentieri di accesso sono con alberi, neanche oltre alle rade ci sono ormai cresciuti degli alberi perché sono abbandonate da più di 50 anni. A questo proposito, come fate ad avere indizi circa l'esistenza di queste miniere? Come vi siete mossi per la ricerca? Per la ricerca, oltre che sui libri e oltre ad amici cercatori di minerali che sono una fonte inesauribile di informazioni, abbiamo intervistato gli ultimi 2 o 3 vecchi minatori, persone di 80 anni con la silicosi, miracolate perché comunque i loro colleghi a 50 anni purtroppo sono tutti morti, e ci hanno dato informazioni incredibili perché queste persone sembrava non vedessero l'ora di trovare qualcuno al quale raccontare la vita che hanno fatto. Dopo la prima domanda non abbiamo mai avuto tempo di fare le altre 10 che ci eravamo preparati perché hanno cominciato a parlare loro e non si sono più fermati.
E grazie a queste testimonianze siete venuti a conoscenza delle miniere che poi però è stato difficile in alcuni casi riuscire a decifrare, a individuare. Da questo punto di vista siete stati un po' avventurosi. Tanta avventura, e questo comunque fa parte di una caratteristica che ci stimola comunque molto, tanta avventura, anche perché con la vegetazione che ci è cresciuta, finché non ci passi davanti a 1,5 metri, 2 metri, non la vedi. È successo che eravamo sopra l'entrata a distanza di 1-2 metri linea d'aria e non la vedevamo. Che cosa avete trovato dentro le miniere? Dentro le miniere ci sono dei tesori, ma tesori non voglio dire oro, tesori intendo fauna, flora, funghi, strutture, locomotive, trenini interi, pipistrelli, c'è veramente istrici, tassi, c'è veramente di tutto. E lei ha tutto documentato e tutto fotografato? Sì, quello che siamo riusciti a fare, cioè di alcuni di questi, come gli istrici e i tassi, abbiamo trovato le tracce, le fatte, la spina degli istrici, quindi sapevamo che lì c'era la tana, senza purtroppo mai vederlo. Ma quando parliamo di geotritoni, di pipistrelli, di limacce grossissime, che sono quei lumaconi viscidi senza guscio, a mio vedere bellissimi, quando parliamo di funghi sui pali marci di castagno, funghi che crescono al buio più completo, allora abbiamo documentato perfettamente tutto. Lei ha presentato queste fotografie in un ciclo di conferenze a Chiavari, ora proseguirà a Genova, poi ancora a Chiavari, anche in collaborazione con il CAI. Qual è stata la reazione da parte del pubblico? Qual è il grado di interesse? Allora, la reazione è stata incredulità, ma incredulità perché non è che abbia fatto vedere la Luna, incredulità perché nessuno sa ormai che abbiamo questi tesori completamente dimenticati da tutto e da tutti, soprattutto da chi di dovere che dovrebbe valorizzarli, li stiamo perdendo perché tra frane, ruggine e pali di castagno ormai marci, piano piano è un tesoro che si perde di anno in anno. Le faceva riferimento alla necessità di valorizzare queste risorse. Le miniere di Gambatesa attualmente sono chiuse, le altre miniere sono sempre state chiuse. Che cosa si può fare? Guardi, io adesso è difficile esprimermi. La miniera di Gambatesa è stata chiusa, diciamo che la regione e il parco se la sono lasciata scappare. Allora, se la Val Garveglia è bella, il parco dell'Aveto è bellissimo, però ci sono concorrenti a livello naturalistico altrettanto belli. Ma posti come la miniera di Gambatesa, quando era aperta ai turisti, quindi quando il trenino poteva entrare, ce ne sono pochissimi in tutta Italia, quindi era il diamante del Parco dell'Aveto e della Val Garveglia. Sappiate che ce la stiamo lasciando scappare. E a proposito di treni, ne avete trovati anche all'interno di altre miniere? Allora, abbiamo, dopo 3 anni e mezzo di ricerca, pensavamo di aver visto tutte le più belle. Fate conto che 15 giorni fa, 20 giorni fa per la precisione, abbiamo scoperto una delle più estese, ricche, belle e devo dire anche sicure miniere. Appena entriamo, a parte che per arrivarci bisogna calarsi con la corda in un torrente, guadarlo, risalire dall'altra parte col macete, arrivare davanti all'entrata. Però appena entri sei ripagato, hai un trenino completamente intero, dalla locomotiva ai vagoni di metallo, addirittura un vagone con le sponde in legno che portava i pali di castagno. È rarissimo, una cosa del genere ce l'ha solo Gambatesa e basta. Sappiate che sta andando tutto in malora, perché comunque è completamente abbandonato. Non solo le istituzioni, ma tutte le persone interessate hanno la possibilità di entrare in contatto con lei per poter avere aggiornamenti e informazioni. Sì, per chiunque navighi su internet mi potrete trovare sul mio sito personale www.claudiopia.it. E poi c'è anche la possibilità di essere inseriti in una mailing list per avere informazioni? Sì, esatto. Volete essere aggiornati sulle mie prossime mostre, sulle mie prossime proiezioni? Tramite un form che c'è sul sito oppure l'email che è visibile, mi contattate, mi dite di registrarmi il vostro indirizzo email e io poi vi avvertirò, al massimo state tranquilli, manderò 6 mail all'anno. Però sarete aggiornati su ogni mio movimento.